prescindere chi saranno i futuri proprietari del Teramo, è dare sicurezza e dare tranquillità, dare sostegno, a prescindere poi gli acquisti, già questa squadra, perché io credo che oggi la prima cosa da fare è questo, per dare un attimo di tranquillità e tutto quello che vogliamo alla squadra. Chi andrebbe a investire nel Teramo vuole vedere tante cose, capire un attimino tutte le situazioni. Non è facile, cioè, perché io non so e non sono 3 anni che sono completamente Certo. fuori da questo mondo e dal Teramo Calcio. Quindi, sicuramente io, se ci sarà bisogno di un aiuto, di coinvolgimento anche di tanti altri imprenditori, è mio compito, perché 11 anni sono una vita, quindi io mi reputo un papà che ancora c'è e un papà che se può dare una mano in tutto, nell'organizzare, nel trovare, nel far crescere delle altre persone, farli innamorare, io ci metterò me stesso. Io lo sto facendo sicuramente coinvolgendo delle persone che possono dare una mano, nella speranza se ci sarà bisogno o meno, ma ci devono essere anche le condizioni. Che siano delle condizioni che queste persone reputano giusto o non giusto fare un investimento, un aiuto, cioè una garanzia. Io sono per ricreare a Teramo un Teramo dei teramani, un Teramo che possa stare in C, ma possono andare in B, ma possono, se vanno in D non succede niente, proprio per dare continuità a un progetto locale, un progetto perché chi viene a investire a Teramo? Mi sto impegnando a creare 7 aziende che si siedono intorno a un tavolo e guardano e poi decidono. Cioè, non è che Luciano Campitelli dovrà fare il presidente, assolutamente no. Cioè, il primo cittadino della città di Teramo, in primis, come ha beatificato e ha fatto le foto e ha fatto tutto quello che doveva fare, oggi si deve mettere in testa che quello è stato un momento di grazia di Dio. Oggi si deve mettere in mente che deve prendere come primo cittadino per capire quanto più prima possa fare, ma non perché dietro ci sta un gruppo o un altro gruppo, ma per far sì che questo blackout inizi a poter parlare per la salvezza del Teramo. Il sindaco deve essere il primo che già doveva già muoversi. Siccome già ci riconosce, pronto, che fate? Ci state, non ci state, ve ne andate. Poi non gliene frega del parere che gli darà la Lega, perché se loro dicono noi ce ne andiamo lo stesso, a quel Già è punto, una bravo, deve risposta. essere coinvolte altri imprenditori che oggi, ripeto, in un momento di ripartenza dell'Italia, anche per un sindaco, trovare delle persone giuste, non che ci dobbiamo stare noi, assolutamente. Poi No, certo. se dice Lucia, ma sicuramente non me lo dirà, vedi se tu hai qualcuno, io ci metterò del mio per cercare di trovare anche qualcun altro da dare una mano a una società, ma non che ci debba stare io.